Ciao a tutti bellissimi, benvenuti in questo nuovo video, ma soprattutto benvenuti nel nuovo paese che stiamo scoprendo, perché al momento ci troviamo in India. Siamo qui infatti già da qualche settimana, abbiamo iniziato questa bellissima scoperta dal Taj Mahal e poi abbiamo visitato città colorate come la città rosa, la città blu, quella dorata. Tutti abbiamo colori. Visto fortezze, persone e sorrisi meravigliosi, e per visitare tutte queste città ci siamo sempre spostati in treno. Ormai siamo praticamente diventati esperti in materia, i treni indiani per noi non hanno più segreti, anche perché dovete sapere che ci sono tipo mille classi diverse. Tantissimo. C'è la sleeper, c'è quella solo con i posti a sedere, la terza, la seconda. Oggi è la prima volta che viaggiamo in prima classe, non abbiamo assolutamente idea di che cosa aspettarci, siamo curiosissimi, anche perché abbiamo sarà davanti un bel viaggetto molto lungo, sono circa 19 ore, ecco, quindi vediamo come va. Intanto sta per arrivare il nostro treno, saliamo e ve lo raccontiamo così come viene. Andiamo. Anche un'app per controllare lo stato dei treni, i posti e tutto, così posso vedere dove si trova il treno, anche se non è sempre affidabile questa cosa qui, ma posso controllare anche i posti, quindi ecco, capire dove siamo seduti. Questo sarà il nostro vagone H1 e qui ecco, ci sono poi i posti, quindi a noi dovremmo essere così, vediamo se corrisponde in realtà, perché la prima classe delle cabine con due soli letti oppure con quattro, classico. E questi sono quattro letti, questi invece sono solo due. Pazzesco, non ti si può nascondere niente, Nulla. È lui, ragazzi, con mezz'ora di ritardo, finalmente arrivo. Ci sei? Ci passi? La nostra cabina è la numero G, soprattutto siamo la soli. Numero... Ma vero? Non ci credo! Siamo soli in cabina! Lusso con due letti, attenta che ti ribalti, e per giunta la porta che si chiude! No, spettacolo! Questa si chiude, siamo per i fattacci nostri! Allora, vediamo, abbiamo materasso uguale a quello delle altre classi, sì, certo. Ma niente di diverso, perché... questo basso pure, ah, questo si solleva, vediamo, solleva, fa vedere com'è, si solleva perché sì. Ah, 2019, yeah. Yeah, non ho capito cosa aveva detto. Ok, okay. Thank you. Oh, you want to see the ticket? Selfie, selfie, yeah, sure. Facciamoci un selfie. Quando sei out the video? Ciao. Vabbè. Del giorno, il selfie con l'impiegato della ferrovia l'abbiamo fatto. Allora, dicevamo, questo qui si può sollevare. Quindi diventa una seduta durante il giorno, tranquillamente. Invece qui ci hanno dato i cuscini. Abbiamo due cuscini. Le coperte. Due coperte. E sta sempre molto questo qua è il pacchetto lenzuola che danno sempre. È un po' sgarrupato. Abbiamo anche la tovaglietta questa. Vabbè, dai. Seconda si sono lasciati andare. Sì, era in seconda classe ci avevano dato solo il lenzuolo. E c'era la tenda che dava sul corridoio, non c'era la porta che si chiudeva, quindi anche una questione di suoni. Sentivamo la tipa che russava, sì, chiunque passava ti spostava la tenda. Proprio la privacy. Ecco, qua sei proprio chiuso nella tua cabina con calma. Ma attenzione, quello che sto notando ancora di più, che mi piace un sacco, è la scaletta. Scaletta per salire al letto superiore, mentre nella seconda classe hai solo una scaletta laterale di qua. Vabbè, roba seria. Su, su c'è anche, su c'è lì sopra. C'è lì. Prese elettriche. Ok. Due, quindi lusso. Una giù e una su, che adesso qua non ci carichiamo tutto. Qua sicuramente un pannello, se vogliamo chiamare. Abbiamo si può anche lavorare, peraltro, perché noi magari ne tendiamo altri. Tendina per chiudere tranquillamente per la luce. Ma io direi che non è male male. Comunque, se vuoi chiudere oltre la porta anche la tenda, fare un po' da oscurante, un po' cadente, ma fa il suo lavoro. Vabbè, a sto punto, Veronica, rimane una domanda sostanziale. Come saranno i bagni? Me lo chiedevo anche io, adesso devo anche andare, quindi... Andiamo a vedere, dai. Questo è il corridoio con tutte le altre cabine, che sono a schiera. Vedi? Allora, bagno della prima classe. Vediamo, il profumo non è esattamente di primavera, ma non è neanche la morte dell'anima. Dai, c'è la doccia. Questo è il proprio il chess room, dove fai la roba che devi fare e basta. C'è questo sapone, c'è il sapone, dai. Nella seconda classe non ce n'era, quindi almeno qua
ci abbiamo guadagnato. Mentre qui? Ecco, un lavandino. Lavandino e una doccia. Lavandino e, signori, una doccia con quello che sembrerebbe uno scaldabagno. Incredibile. Vabbè, dai. Lavandino esterno. Questo è il lavandino delle necessità. Passano anche i venditori che se vuoi qualcosa. Un'altra certezza è che non rimani sicuramente né senza bere né senza mangiare sui treni in India. Sei yeah. Ciao. Ciao. You very nice. Yeah. What are you? Yeah, thank you. Thank you. Sì, che siamo molto carini. Che caruccio. Looking at Taj Mahal. Yeah. We've been good. Good. Yeah. Not good. Very good. Good. Very good. 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 Not good. Good. No, not good. 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 Tora tora. Tora tora. Tora tora, pura pura. Pura pura. Pura pura. Come abbiamo tutto questo spazio sotto lettale, prendiamo gli zaini, mettiamo belli carini qua. Oh. Così ci teniamo il passaggio libero, la cabina diventa molto più spaziosa. Un letto l'abbiamo fatto. Adesso sistemiamo l'altro. Capelli nelle lenzuola? Vabbè, dai, che poi che sia, dettagli. Le fessure c'è di tutto, meglio non guardare. È praticamente tutto così lungo tutto il fianco di sto bavero del letto. Scandaloso. Nel letto sopra non c'è modo di bloccare il lenzuolo. Mentre giù col discorso che c'è il sedile che si apre, si chiude, si può fare. Qua no, il lenzuolo è letteralmente volante. Quindi significa che lo perderò tipo al 99% dei casi durante la notte. Ah, insomma, per essere una prima classe non è proprio extra pulito, eh. Vabbè, non mi aspettavo massima pulizia. No, dai, no. Oh, guarda, un capello. Oh, guarda, un altro capello. Come lo blocchi questo? Questo è ancora peggio dell'altro? Rimarrò ignudo tutta la notte, ho scoperto. Morirò di freddo, andrò in ipotermia e domani ne arriverà solo uno di noi. Forza, lavati i dentini a letto! Com'è? Sei cotta abbastanza? Direi. Dici che è arrivato il momento? Sì. Rotte. Abbiamo dormito? Non è stata una nottata facilissima. Abbiamo avuto un problemino tecnico con l'aria condizionata. Si congela! Praticamente il bocchettone di quell'aria condizionata lì che sfiatava giusto sopra le mie dolci gambine era ghiacciato, tipo lasciava aria a 0 gradi e quindi stavamo per morire. Parlo alto. Certo, stavo morendo, mi sono stata bella. Arrivava pure il passo. Io fino a un certo punto sono riuscito a coprirmi con la coperta, dopodiché alle 4 del mattino sono andato dal macchinista, quello che c'era qua nel vagone, gli faccio aiutami, fai qualcosa. Ho detto call mechanic, e ha chiamato qualcuno e poi sembrerebbe migliorata un attimino. Sì, ma sempre l'aria fredda. Siamo con 3 coperte, adesso abbiamo dormito insieme per scaldarci. Me ne sono fatta dare una in più praticamente, cioè due, tre strati diversi di coperte, insomma, alla fine abbiamo dormito qui insieme. Siamo finiti accoccolati, accoccolosi qua insieme, l'uno sull'altro, però vabbè, la notte è passata. Ciao, ciao. Ciao, ciao, good morning. Good morning. Yes. Al mattino qua passa quello col chai. Thank you. Tu, yes, please. C'è da fare una specifica sul chai indiano, perché noi di tè ne abbiamo assaggiati parecchi e anche buoni in giro per il mondo, ma no, il chai... Questo è differente, anche perché è fatto con il latte.
latte e spezie. Latte bollito, spezie, poi a seconda di chi lo fa mettono cannella, cardamomo, un po' di tutto. Zenzero, che zenzero, è a volte anche il pepe nero. Ecco, infatti si chiama masala chai, non è un chai qualsiasi, ed è di questo colore stranello, ma ragazzi è un po' come il tè all'inglese, come colore, eh? Però non c'entra speziato, niente, perché è speziato. È buonissimo. È zuccheratissimo anche, ecco. E finisci praticamente per non poterne più fare a meno. Nel treno, in giro, in città, te lo vendono a 10 rupie questa tazzina qua. E ne bevi tipo la stessa quantità dei caffè che bevi in Italia. Quello è il tuo richiamo. In India purtroppo con le colazioni non hanno lo stesso concetto che abbiamo noi in Europa, per cui al massimo qua al mattino ti passa l'omino, come è passato con il chai, che ti vende samosa o altra roba piccante, buona per carità, ma sai, a colazione non è proprio esattamente il massimo. Quindi noi, consapevoli della cosa, abbiamo comprato delle merendine varie e biscottini. Come ci siamo ridotti? Ci stiamo nutrendo più di biscottini, però ci abbiamo anche mandarini. Ci stiamo nutrendo di zucchero sostanzialmente. Ieri abbiamo preso queste torte al cioccolato, non c'è questa che è, ragazzi, tocco di fino con i pezzi canditi di frutta. Olè! Non è esattamente il nostro concetto di colazione. No. Preferiamo, ecco, sicuramente le uova piuttosto che altro, però. Noi siamo più la colazione salata. Voi che team siete? Colazione dolce o colazione salata? Perché c'è una divisione di pensiero qua importante. È un po' di plastica dentro un altro po' di plastica, però è già tagliata a pezzi. Puoi mettere? Bravi, così non dobbiamo litigare. A bocconcino. Sono 5, li litighiamo, sì. Noi non litighiamo di solito per chi vuole il pezzo in più, ma per chi lo deve mangiare il pezzo in più. Perché io lo lascio a lei e lei lo lascia a me. Io lo lascio a lei per galanteria, lei lo lascia a me perché sono un uomo, mangio di più. E quindi litighiamo per ste cagate. Cioè, non litighiamo per le cose serie. Vabbè, assaggiamo. 20 anni di rapporto, litighiamo per chi deve mangiare il pezzo in più del piatto tutte le volte. Secca da fare il tipo. Mi metto fiamme la bocca. Questa la useremo per i momenti di nervosismo, anziché tirare i piatti, tiriamo questa. E anche per oggi la colazione l'abbiamo portata a casa. Sono il terzo chai di oggi. Dottore, ho una dipendenza da chai. È grave? You do egg curry? Egg curry, yes. Egg curry is fine. One egg curry, yes. A un certo punto della giornata passano gli omini della ferrovia, che sono gli stessi che distribuiscono il chai, il resto, e ti dicono: vuoi il pranzo? Se sì, cosa vuoi? E selfie. Ok, go ahead. Altro selfie. Sono andati così bellamente. Il senso della privacy degli indiani. Ok, siamo all'ennesimo selfie. Vediamo se è venuta bene. Belli, sorridenti. Ce l'abbiamo, zio? Bye bye. Yeah. Benvenuti in India. Avete presente che tutti i giorni così ovunque ti fermi, ti bloccano? Selfie. Infatti, un mese in India. È impegnativo. Quanti selfie avremmo fatto in un mese? Stanno piccole dosi. Ad ogni modo, adesso sappiamo pure che arriva il pranzo, quindi un'altra cosa l'abbiamo portata a casa. Dinner, l'ha chiamato dinner. Vabbè, dettagli, dai. Speriamo che non lo porta per dinner più che altro. Aggiornamento dell'1:30 dopo 1:30, ma anche abbondante, che abbiamo fatto l'ordine del cibo. Non si è visto nessuno. Spariti. Sono andato su fino al primo vagone in cerca dei macchinisti, qualcuno dello staff, e ho detto: zio, ma tutto a posto? Mi ha detto: cosa volevi? Non avevano mai scritto niente. Vabbè, ti vanno bene due riso con l'uovo? Dai. Va bene, ha chiamato uno, mi ha detto: vai, aspetta che poi ti facciamo sapere. Vediamo se arriva qualcuno. Se le faremo sapere. Ok, thank you. Ok, awesome. 1:30. Alla fine non ho capito che cosa abbiamo ordinato. Per il semplice fatto che noi abbiamo ordinato A e vai a capire se è arrivato B o Z. No, secondo me... Allora, questo, l'ordine originale doveva essere un curry e un riso bianco, ma... No. Che cazzo, perché?
perché? Sono due al curry, sono due uova al curry. Due uova al curry. Vediamo quello cos'è. Qua c'è un ciapati. E questo che cosa sarà? Riso in bianco, vuoi dare un... Ah no, e poi il tali. Vabbè dai, nella sfiga tutto quindi sommato ce la siamo riso e altro curry. Questo è praticamente il tali, il loro piatto tipico a base di riso e i curry. Solo che questi in generale sono fuoco liquido. Adesso vediamo, vuoi assaggiare prima tu? No, no. Dai, accomodati. No. Lascia a te l'onore. Vabbè dai. Cos'è? Liquido. È un curry. Ah. C'è un peperoncino intero. Un peperoncino. Però non è così grave. Non mi aspettavo molto peggio. È un è un dal, che è praticamente la zuppetta di lenticchie loro. Ah, buona. Se vediamo. Non è troppo piccante la mangio. Qua ci sono delle patate, che da un lato mi rincuora, dall'altro secondo me quello sarà più piccante. Incredibile! Non sembra di stare in India. Cioè, non è piccante? È piccante, ma al punto giusto. Normale, dai. Tollerabile, assaggio tu, magari sono io che mi sto emozionando perché è arrivato il cibo, pensavo ormai di non ricevere più niente. Te l'ho detto, non è male. Oddio, le patate sono già più piccanti. Sì, però tutto sopportabile, dai. Ti immagini adesso le uova sono due bombe a mano. È troppo rosso. Le usiamo come granate dentro il treno. Tutto questo l'abbiamo pagato 140 rupie. Era 130, io ho lasciato 10 di mancia perché qui è buona abitudine, quindi lo facciamo sempre volentieri. Cioè costa praticamente meno dello street food che andiamo in giro. Vero, solitamente una cosa così in un ristorante mi costa delle 150 alle 200 rupie. Un po' stracotto però. Aggiornamento delle 14. Ci sono 2 ore di ritardo. Straordinario. No. Secondo me facciamo più di 19 ore. Già siamo a 20 in realtà. Siamo dopo quasi 24 ore di treno. Stiamo finalmente arrivando alla nostra prossima destinazione, che è Varanasi. Dobbiamo dire che comunque la prima classe ci ha dato un po' di comfort, sì, rispetto alle altre volte. Assolutamente, per... possiamo chiudere la porta, siamo da soli, abbiamo potuto lavorare, ecco. I bagni sono anche tenuti meglio. C'era qualcuno che passava a pulire, insomma, comunque, soprattutto per un viaggio così lungo, avere un attimino la tua isola serve. Nella seconda classe c'era stando una tendina che tiravi, sì, e ogni volta che passava qualcuno si riapriva. E poi lì siamo insieme, quattro più gli altri due stemmi. La cosa che ho apprezzato di più della prima classe è stato appunto il silenzio, cioè proprio l'isolamento acustico che hai anche dai suoni del treno e tutto il resto, che secondo me fa aiuta, fa la differenza in un viaggio così lungo. Ecco, per questo biglietto che ci ha visto partire dalla giungla, praticamente da una stazione coloratissima a forma di tigre fino a Varanasi, sono 800 km e qualcosa, abbiamo pagato 35 euro a persona. Non è neanche tanto considerando che si ammortizza anche la notte, abbiamo... quindi Il costo del chai è il tè in questo caso. In realtà, se non fosse stato per l'aria condizionata che scendeva direttamente dal polo, avremmo dormito anche qualcosa in più. Sì, cioè, avremmo dormito sicuramente meglio, quella non ci voleva, no. Dettagli. Che ve ne è parso? Vi è piaciuto questo viaggio in prima classe? Vi sareste sparati 19 ore dritte di treno in India da una città all'altra? Fatto. Fatecelo sapere nei commenti. Siamo curiosi di sapere la vostra opinione. Nel frattempo, mi raccomando, veniteci a trovare su Instagram, perché lì vi raccontiamo le pillole quotidiane di tutto quello che stiamo attraverso facendo. Attraverso le storie, ma anche attraverso i reel, perché poi lì facciamo dei piccoli riassunti del viaggio. Ecco, anche perché stiamo facendo un viaggio senza scadenza, come sapete, quindi stiamo attraversando diversi paesi, ne vedremo di tutti e i colori. Chissà cosa arriverà. E vi raccontiamo. E mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, ecco. Non dimenticatevi di accendere la campanella, così potete ricevere anche le notifiche. Se vi è piaciuto questo video lasciateci un like, noi ci vediamo al prossimo, dove chissà che cosa vi racconteremo, perché questo viaggio è tutta un'evoluzione, tutta una sorpresa. Vedremo. Per il momento un saluto trenistico da qui. Alla prossima. Ciao.